raggiungeremo l'accordo come l'avevamo già raggiunto. Poi c'è stato dei contrattempi che insomma in parte sono stati raccontati, dobbiamo chiudere nel più breve tempo possibile. Noi siamo stati protagonisti di prendere immediatamente un'iniziativa col governo, stamattina è in corso una riunione importante, ho letto stanotte le bozze su cui si sta lavorando, io mi auguro che il governo ci possa convocare già la settimana prossima per firmare, lavoriamo per questo. Beh, ma noi dobbiamo tutelare una serie di esigenze, lo sviluppo della città, la ricostruzione di luoghi feriti da mano criminali e bonificare finalmente un territorio ferito, salvaguardare la salute dei nostri concittadini, quella è una priorità assoluta, ricostituire la spiaggia, il mare. Quindi stiamo a un passo da una svolta storica per la nostra città, perciò l'altro giorno c'è stato anche un po' di disappunto e di rabbia, ma stiamo recuperando quel tempo prezioso e mi auguro che appunto ci arrivino buone notizie da Roma anche oggi. Se questo accade, la settimana prossima credo che si possa anche firmare. Noi comunque siamo pronti a firmare da un momento all'altro, anche oggi. La Regione è chiaro ed è parte necessaria e lo deve essere di questo accordo e auspico che questo possa accadere. Poi i rapporti istituzionali devono proseguire, devono andare avanti, è nell'interesse della città, del nostro territorio, che ci sia una collaborazione sempre positiva tra istituzioni. Poi quando ci sono diversità di vedute non è sempre un fatto traumatico e negativo. Su questa partita di Bagnoli il tema era sulla bonifica, sulla salute. A me non piace mai quando si è appiattiti tutti quanti. Poi bisogna essere tutti corretti, diciamo, a fare in modo che le divergenze siano tali in modo chiaro e non ci sia, come dire, qualche contrattempo imprevisto e imprevedibile, quello magari dà un po' più fastidio, però noi dobbiamo lavorare oggi insieme alla Regione per arrivare immediatamente a un'intesa su Bagnoli, così come si deve lavorare e si sta lavorando su altri tavoli fondamentali per la nostra città, per la nostra Regione, che è in grado di trainare il Sud in questa sfida difficile.